Gli stili di vita sani dovremmo impararli fin da piccoli. Un bambino su tre è in sovrappeso o obeso, quindi c'è un motivo in più per andare a scuola in pedibus. Il pedibus permette di raggiungere la scuola in compagnia e in sicurezza, accompagnati da alcuni genitori o nonni. Già, i nonni, che diventano pure i vigili per controllare l'attraversamento pedonale all'ingresso o all'uscita da scuola. Il movimento è fondamentale per i nostri bambini e uno dei modi migliori che abbiamo per farli muovere è proprio che vadano a scuola a piedi o in bicicletta. Infatti abbiamo anche realizzato un libro su questi temi con una serie di unità didattiche per la scuola primaria e anche per la scuola secondaria di primo grado. Movimondo è un manuale che abbiamo realizzato insieme con gli insegnanti delle scuole, pensandolo proprio per gli insegnanti di tutte le materie che possano lavorare insieme e anche come strumento di didattica interculturale, quindi dedicato ai bambini italiani ma anche quelli stranieri. Vivere all'aperto non significa solo camminare o fare sport, ma anche pedalare. Un modo di muoversi in città salutare ed economico. Sì, io aggiungerei anche sorprendentemente pratico e veloce e inviterei tutti a fare questa piccola prova. Uscire di casa e percorrere in una direzione per circa 10 minuti in bicicletta. Vi accorgerete di quanta strada avete fatto e che con la bicicletta in pochissimi minuti si possono raggiungere quasi tutti gli angoli della città. Naturalmente per chiedere alle persone di andare a piedi e di andare in bicicletta dobbiamo anche costruire intorno una città che glielo consenta. Noi come ULS, come Dipartimento di Prevenzione, Servizio e Promozione Salute, stiamo lavorando molto su questo. Abbiamo pubblicato una ricerca sugli spazi urbani in rapporto proprio al camminare e all'andare in bicicletta. E adesso stiamo terminando una seconda ricerca, sempre in collaborazione con la Facoltà di Urbanistica di Venezia, sul tema del verde urbano e della salute. Anche per la bicicletta vale la regola della sicurezza, usare le piste ciclabili quando ci sono e la sera, rendersi visibili. In Italia purtroppo l'educazione stradale in tutti i sensi è piuttosto carente. Oltre a noi ciclisti che spesso non usiamo le luci, io vedo tutti i giorni gli automobilisti che guidano telefonando e questa è una cosa incredibile. Dovremmo fare attenzione anche ai furti, perché a Verona spariscono 3 biciclette al giorno. Sì, io credo che non ci sia ciclista che non abbia subito un furto della bici. Allora le regole, oltre a quello di chiuderla bene, cercando una rastrelliera se si trova, denunciare sempre il furto. C'è qualche buona notizia? Che il comune recentemente ha vinto un bando regionale per cui avrà a disposizione una certa cifra per installare nuove rastrelliere, rinnovare il parcheggio della stazione che dovrebbe diventare custodito e terza cosa molto importante poter fare la marcatura della bici, cosa per cui noi ci siamo molto battuti ed altri comuni già fanno. Se vogliamo far del bene alla nostra salute, usciamo dalle case, lasciamo lì la TV, lasciamo l'automobile, iscriviamoci a un gruppo di cammino, portiamo i nostri bambini a fare il pedibus, sfruttiamo gli spazi verdi urbani che spesso sono sottoutilizzati, ad esempio il meraviglioso Parco delle Mura dove a volte non c'è molta gente e ci piacerebbe che ce ne fosse sempre di più.